Sun nei cieli a te risuona, o Camillo in noi mortal, a te fulgida corona, cinge il crin patriarcal. Godi in sen del tuo signore, servo vigile e fedel, salve apostolo d'amore, serafino in umam vel. Salve apostolo d'amore, serafino in umam vel. Thank you.
per me non trovare quella di la persona di Cristo sofferente e piagata, e li assistevi con la tenerezza di una madre accanto al suo unico figlio, proteggi con altrettanta carità noi che ora ti invochiamo, perché afflitti da grande necessità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Camillo, consolatore dei sofferenti, che ti stringevi al petto i più deboli e abbandonati, che ti inginocchiavi davanti a loro come di fronte a Cristo crocifisso e piangevi dicendo: Signore mio, anima mia, cosa posso fare per te? Intercedi per noi da Dio la grazia di servirlo in santità di mente e di cuore. San Camillo. E adesso ci prepariamo fra qualche minuto a iniziare la Santa Messa. Grazie.
Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, il cuore è trepidante nel celebrare la festa del nostro celeste patrono San Camillo in questo anno 2021. Abbiamo davanti ai nostri occhi un cammino, una storia che abbiamo vissuto, illuminati e guidati dal suo esempio e dal suo insegnamento. 150 anni che San Camillo ha posto la sua dimora in questo quartiere, in questo angolo di mondo, per illuminare il nostro cammino, per rafforzarci nella fede e nella carità. Innumerevoli sono stati gli uomini e le donne che sono giunti al suo altare e hanno invocato la sua intercessione e la sua protezione. Noi ci uniamo a questo popolo, in gran parte costituito dai nostri padri e dai nostri nonni, che il suo esempio hanno seguito e sulle sue parole hanno vissuto la loro vita cristiana. Apriamo il nostro cuore all'amore di Dio sull'esempio di San Camillo e per celebrare più degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, e lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Fratelli carissimi, in questo ultimo anno trascorso non vi nascondo che in certi momenti ho vissuto molta tristezza, un po' di amarezza, perché purtroppo le vicende che stiamo vivendo in tutto il mondo a causa della pandemia ci hanno tolto molte cose: libertà, serenità, pace. La pandemia ha tolto la vita a molte persone, ha gettato molte famiglie nel dolore e nella sofferenza. Il dolore della malattia, il dolore della morte,
ma anche il dolore di non poterci incontrare, di non poterci abbracciare, di non poter stare con i nostri amici e parenti nella serenità dell'amicizia e dell'incontro, aver quasi paura di incontrare quelli che fanno parte della nostra vita, che amiamo a volte anche più della nostra stessa vita, e proprio per volerli bene di più ci teniamo un po' alla larga e vediamo che i nostri nonni o i nostri parenti soffrono perché non ci possiamo abbracciare, non ci possiamo dare un bacio, perché dobbiamo stare a distanza, e questa distanza ci sta logorando. Anche dal punto di vista ecclesiale è diventato tutto più difficile. Per esempio, sicuramente non è la cosa più importante, perché i santi non hanno bisogno di chissà quali cose se non di un cuore santo. Però un po' anche mi è dispiaciuto che il 150esimo anniversario, perché 150 è una data speciale, importante, l'abbiamo dovuto vivere in questo modo, senza poter esprimere fino in fondo la nostra devozione anche con altri gesti. Però poi ho pensato, San Camillo ha vissuto la sua vita negli ospedali, anzi quando ormai era anziano e la malattia e l'anzianità l'avevano enormemente logorato e i medici gli dicevano non ti devi muovere dalla tua stanza, lui, trascinando quella gamba dolorante dove c'era la piaga, anche di nascosto certe volte si portava all'ospedale e lo trovavano in mezzo ai letti a servire gli ammalati. Certe volte invece riusciva a convincere qualcuno dei suoi frati a portarlo in ospedale, perché lui considerava l'ospedale la sua casa, il suo habitat. Non riusciva a vivere lontano dai suoi malati. Fino all'ultimo lui cercò e sperò di poter fare qualcosa per gli altri. La sua vita la visse così. E allora dico, forse anche questo è un segno, quello che stiamo vivendo. E San Camillo ci sta dando una speranza, ci sta dando coraggio, forza, ci sta dando un insegnamento importante. Non ci dobbiamo avvilire. Dobbiamo sapere affrontare le difficoltà della vita con la forza della fede, con la forza che viene dall'amore di Dio. Dobbiamo saper accettare le limitazioni, le difficoltà, ma dobbiamo saper trovare in queste difficoltà, in queste limitazioni, il modo per poter continuare a vivere, per poter continuare ad amare, per poter continuare ad essere una famiglia, sia all'interno delle nostre singole famiglie e sia all'interno della famiglia più ampia, che è quella della città, del posto dove noi viviamo. Non ci dobbiamo arrendere, non che dobbiamo fare chissà quali spropositi, ma dobbiamo trovare tutti i mezzi possibili, o attraverso una telefonata, attraverso un messaggio, attraverso le possibilità che oggi ci sono in più, di poter comunque trovare una via, così come San Camillo sapeva trovare sempre una via per raggiungere coloro che soffrivano, e nulla glielo impediva, neanche la sua personale sofferenza, neanche la sua personale malattia. E allora io dico, forse la festa di quest'anno ci lascia e ci vuole dare proprio questo messaggio. San Camillo da 150 anni viene venerato in questa comunità, e in Italia in questi 150 anni sono accadute tante cose, molte cose belle, ma anche tantissime cose dolorose che hanno coinvolto anche questo quartiere. Stanotte nella messa dell'Aurora citavo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Qualche anno fa, interrogando i nostri anziani, quelli che ancora erano in mezzo a noi e che hanno vissuto quei tempi terribili e difficili, abbiamo ascoltato da loro testimonianze meravigliose di come hanno visto e hanno sentito la presenza di San Camillo accanto a loro,
che li ha salvati, gli ha dato forza, gli ha dato la protezione divina per poter attraversare quegli eventi tragici. E anche oggi è così. Anche oggi San Camillo è qui in mezzo a noi per aiutarci, per benedirci, per proteggerci, ma per darci ancora di più un cuore più forte e ardimentoso, pieno di amore e pieno di fede. E io vi invito in questo momento a volgere lo sguardo non verso la statua, ma verso l'altare, dove è collocato il suo cuore. Quel cuore è il cuore di San Camillo, quel cuore che batteva forte quando era pieno di amore verso Dio e verso il prossimo, quel cuore che è rimasto intatto come segno di un amore che non muore mai. L'amore non muore mai. Vedete, fratelli carissimi, io spesso lo ripeto anche nei funerali, la morte fa morire tutto, ma c'è una cosa su questa terra sulla quale neanche la morte ha potere, di fronte alla quale perfino la morte si deve fermare, ed è l'amore. L'amore vero non muore mai, vince la morte. E difatti noi vediamo che quando i nostri cari ci lasciano, il loro amore, l'amore che ci hanno dato, rimane dentro di noi, anzi lo sentiamo ancora più forte, ancora più profondo, ancora più vibrante, e il nostro amore verso di loro si fa ancora più sacro, più delicato, per aggiungerli nel regno dove Dio ha preparato un posto per noi. L'amore vince ogni cosa. Amor omnia vincit. L'amore vince ogni cosa. Trovarono l'immaginetta di un santo, non capivano chi fosse. Il sacerdote che veniva a celebrare la messa glielo disse: c'ha la croce rossa, questo è San Camillo, il patrono degli ammalati. Quelle persone videro che l'immaginetta era stranamente asciutta, pur se trovata in mezzo all'acqua. E allora dissero: questo è un segno. San Camillo forse vuole essere onorato qui da noi. E così la domenica successiva organizzarono la prima festa in suo onore. Da allora sono passati 150 anni che si compiono proprio in questi giorni. Questo, fratelli carissimi, è come nacque la devozione a San Camillo. Ma questo ci testimonia anche una cosa, che San Camillo ha scelto di essere qui. San Camillo vi vuole bene, perché è venuto lui a cercarvi. San Camillo vi ama. Questo è meraviglioso. Ognuno di noi, di voi che abita in questo quartiere, o che si sente legato a questo quartiere, a questa chiesa, deve sentire che San Camillo gli vuole bene, perché San Camillo va a cercare i suoi devoti, dicono gli anziani, si ricerca lui i suoi discepoli. E quando noi nel cuore sentiamo qualcosa verso di lui, è perché lui ci sta chiamando ad essere più santi, ci vuole dare una benedizione, una grazia, ci vuole aiutare nei nostri problemi e nelle nostre sofferenze. Oggi siamo qui davanti al cuore di San Camillo, nel nostro cuore presentiamo a lui la nostra preghiera, chiediamogli la sua benedizione, il suo aiuto, la sua intercessione. Lui è vicino a Dio e ci può tenere grandi cose. È vicino a Dio perché è uno dei santi che ha amato di più ed è più vicino a lui, e grandi grazie ci può tenere dal Signore. Nel silenzio del nostro cuore chiediamo la misericordia di Dio attraverso San Camillo. O Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci. Una seconda preghiera è per tutti coloro che in questi 150 anni hanno fatto sacrifici di ogni genere
per far conoscere San Camillo, per costruire la chiesa in suo onore, per portare avanti il culto nei suoi confronti. Sono uomini e donne, spesso sono i vostri genitori o i vostri nonni, perché molte famiglie di questo quartiere sono legate a San Camillo e hanno fatto tanto per questa chiesa e per il suo culto. Molti di loro già hanno raggiunto la patria e sicuramente lo contemplano. Ma vogliamo ricordare anche i sacerdoti che si sono impegnati per portare avanti il culto di San Camillo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua di tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Thank you.
veramente santo, sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Peccata,
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, ti preghiamo, donaci di imitare l'esempio di San Camillo che si consacrò a te con totale dedizione e si prodigò per il tuo popolo con instancabile carità. Per Cristo nostro Signore. Celebravo la Santa Messa, ho pensato una cosa importante: quest'anno, per il secondo anno consecutivo, non si può fare la processione, non si può portare San Camillo per le strade davanti alle nostre case, però anche se questo non si può fare, noi siamo qui riuniti attorno al suo altare e allora qui abbiamo il cuore di San Camillo e allora sarò io a portare il cuore da voi, nel senso che adesso farò una breve processione in piazza, come se passassimo davanti a casa vostra, perché la vera casa non è quella di pietra, ma la vera casa è l'anima nostra. San Camillo, la sua reliquia, il cuore è la reliquia più preziosa che abbiamo di San Camillo, possa benedire ciascuno di voi e possa benedire i vostri cari e donare pace e salute a tutti voi. Accompagniamo questa breve processione con il canto O Padre amabile.
fratelli carissimi, prima di dare la santa benedizione, desidero comunicarvi che il cuore di San Camillo resterà nella nostra Chiesa per tutta la prossima settimana, fino a giorno 29. Ho chiesto ai padri camilliani questo dono e ce l'hanno concesso, perché purtroppo sappiamo che a causa della pandemia molte persone anziane hanno difficoltà a partecipare a messa perché si sentono giustamente in pericolo, hanno difficoltà, anche se finora ringraziamo il Signore, veramente lo ringrazio profondamente, in quasi un anno e mezzo che le chiese sono aperte non c'è stato nessun problema nelle comunità dove si è celebrata la Santa Messa. Però ci sono ancora tante persone prese di paura, e così magari le persone anziane, le persone timorose possono venire in chiesa a pregare il cuore di San Camillo anche al di fuori degli orari della messa, anche se nei giorni feriali siamo in pochi, non c'è affollamento, però la chiesa resterà aperta tutte le mattine, a cominciare da domani dalle 9 fino alle 12:30 e il pomeriggio dalle 17 fino alle 21. Stasera, che è la festa, il giorno della festa più importante, 150 anni, desidero ringraziare come parroco di questa chiesa sia coloro che anche quest'anno hanno collaborato per la festa, tutti, da quelli che hanno dato l'offerta, anche la più piccola che ci sia stata, ognuno ha dato quello che ha potuto e quello che ha voluto, da chi ha dato anche la più piccola offerta, a tutti coloro che ci hanno aiutato anche per i lavori faticosi, come i giovani che questo pomeriggio sotto il sole, sotto 35 gradi, hanno trasportato le sedie, le hanno igienizzate tutte, hanno sistemato la piazza, tutto quello, costruito il palco. Il lavoro è enorme per organizzare una festa e si può fare solo grazie alla collaborazione di tutti. Però io mi sento felice, perché in tutte le persone che hanno collaborato ho sentito una grande gioia, la gioia della fede, la gioia di essere qui a servizio di Dio, di Gesù Cristo, e a portare avanti il culto di San Camillo. Grazie veramente di cuore a voi, e mi permettete, stasera che sono 150 anni, dobbiamo dire grazie a tutti quelli che ci sono stati ieri, avanti ieri e prima ancora, tutti coloro che ora magari nessuno si ricorda i nomi, ma sono state persone che hanno sacrificato la loro vita, a partire da padre Giustino, che per completare la chiesa e pagare i debiti negli anni 50 se ne andò in Veneto a girare per le campagne del Veneto a raccogliere il mosto a chi è che gliene dava un poco, lo vendeva e con il ricavato riuscì a pagare i muratori per il completamento della chiesa. O quella signora che forse si chiamava Anna, non ricordo più il nome, ma gli anziani se lo ricordano, che girava per le campagne della nostra zona a raccogliere le uova, e qualcuno nelle campagne che gliene dava uno o due, lei li vendeva, pensate quando poteva ricavare con queste uova, ma riuscì a raccogliere i soldi per fare scolpire la sedia solenne della chiesa tutta in legno di noce italiano. Ci sono sacrifici che oggi non basterebbe un'ora di tempo per raccontare tutto quello che è stato fatto per San Camillo e per la nostra chiesa, e ci vorrebbe una vita per raccontare quello che San Camillo ha fatto per noi, le benedizioni che ha dato a tante famiglie e a tanta gente. E allora, fratelli carissimi, la cosa più bella e dire grazie a loro, dire grazie a San Camillo, ricevere la sua benedizione e portarla nel cuore, nella prossima settimana e in tutto il cammino della nostra vita. Che San Camillo ci protegga, preghi per noi, ci liberi dai pericoli e ci dia la forza di amare come Cristo ci ha insegnato. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Camillo, patrono della nostra comunità parrocchiale, degli infermi,
degli operatori sanitari, degli ospedali e della sanità militare, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Camillo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Camillo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E per intercessione di San Camillo, celeste patrono degli infermi, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. San Camillo, San Camillo, San Camillo.
Maria. Thank you.
Figlio e Spirito Santo discenda su di voi.